Murano Sonia, ho 53 anni e sono di Monterosso e lavoro in questo museo. Faccio vedere la sezione tessitura, questa sezione è dedicata alla donna, rappresenta il ciclo produttivo che da seme porta al tessuto. Partiamo dai semi del lino, questi sono i semi del lino, la cosiddetta linusa, la pianta grezza fatta a mazzetti e a macerare nell'acqua per 10-15 giorni, perché il lino è una pianta aspra, si doveva ammorbidire e veniva messa nei famosi gurnali, cioè delle pozzanghere costituite da pietre dove l'acqua entrava e usciva, doveva essere sempre pulita l'acqua. Poi passavano 10-15 giorni, il lino veniva tolto dall'acqua e asciugare il sole. Poi si faceva la prima battitura, la prima fase, cioè la battitura con questa arnese detta mazza, perché il lino presentava ancora delle impurità. L'impurità del lino è il fiore, il color del fiore, il colore è celeste. Da questa prima fase si andrà alla seconda fase. Si metteva in questa macchina di legno detta mangano, cioè doveva essere scagazzata, rompere l'arbusto perché la fibra si trova nell'arbusto. Poi presa si doveva pettinare, l'arbusto si toglieva e la fibra si prendeva e si pettinava sui carti. Prima e seconda cartatura. Lo stesso procedimento avveniva con la lana e il cotone, perché la nostra Calabria ai tempi si coltivava oltre il lino la ginestra, la canapa e perfino avevamo il cotone. Era la terra della seta la nostra regione. Poi diventata soffice, si raccoglieva con la canocchia e il fuso, la filatura più antica. Ecco, da seme, pianta, filo, è arrivata al filo. Poi si doveva fare anche la raccolta, si raccoglieva all'arcolaio. Poi si doveva fare la rocchettatura che serviva all'orditura e alla tessitura. L'orditura e la tessitura. La raccolta dei rocchetti veniva fatta con l'arcolaio a manovella. L'arcolaio a manovella e l'arcolaio a pedale. Entrambi erano la tecnologia di quei tempi. Prima di questi, la rocchettatura veniva fatta col fuso ferro e riempitore. Fuso ferro e lenchiatore. Allora le donne mettevano il riempitore così, prendevano una canna piccola o una canna grande, così, prendevano il filo dall'arcolaio, giravano e venivano raccolte le rocchette. Allora, io ho detto che servivano all'orditura, quello è un programmatore. Senza di quello non si poteva tessere. Bisognava stabilire lo spirito della struttura del disegno e riportarlo sul telaio. Con i fili avvolti su diversi numeri di rocchetti bisognava fare un'unica serie di file paralleli e stabilirla sul telaio. Non ho imparato questa bellissima arte, però ricordo che questo telaio in effetti era esposto nei magazzini, i cosiddetti bassi. Allora, la parte più difficile è qua, perché occorrevano 3-4 donne che in modo che quel famoso gomitolo dall'ordito veniva steso sul subbio, che poi ogni filo veniva legato a lizza, che fuoriusciva da un altro pettine, la casida, il pettine, la tessitrice si metteva sul sedile, pigiava i pedali, la cosiddetta pedalora,
Ogni movimento di pedale si alzava il filo, passava l'ago, che sarebbe la navetta, tra i fili, ok? Si faceva un botto e usciva il tessuto. Da questa sessione io me la conservo per ultima perché rappresenta il mio paese, Monterosso. Monterosso in effetti era chiamato il paese dei pignatari perché si lavorava tutto ciò che vedete in questa sezione, dalla maschera al coppo, al mattone, la famosa pignata e i bumboli. Questi non erano altro che dei mattoni che costruivano le pareti.